Durante l'edizione 2018 del congresso ERS in corso a Parigi si parla anche di nuove tendenze per il trattamento dell'asma lieve. Noi abbiamo cercato di capire qual è questa nuova tendenza con il professor Pierluigi Paggiaro, che tra l'altro ci parlerà anche di alcuni dati contenuti nel registro Sani, che appunto sono dati italiani sui pazienti asmatici. Allora professore, partiamo proprio su questo nuovo filone di trattamento dei pazienti. Cos'è che è stato sottolineato in questi giorni? Beh, sono stati ridiscussi i risultati di trial clinici che si sono completati proprio recentissimamente, hanno avuto pubblicazione molto recente, dimostrando che nei pazienti con asma moderato, che rappresentano la stragrande maggioranza dei pazienti asmatici, per i quali tutti i documenti nazionali e internazionali hanno sempre raccomandato un trattamento continuativo, sapendo poi che nella realtà questo solo poche volte viene realmente mantenuto, e questi studi hanno dimostrato che in questi pazienti è possibile fare un trattamento esclusivamente al bisogno, intendendo per bisogno però il riconoscimento anche di sintomi lievi collegati all'asma e non aspettare le crisi asmatiche gravi, ma trattare con l'uso di queste combinazioni che uniscono un corticosteroide inalatorio con un beta 2 agonista a rapida azione. In particolare gli studi pubblicati utilizzavano la combinazione budesonide e formoterolo. L'uso al bisogno di questo composto nei pazienti con asma moderato si associava a un egual numero di riacutizzazioni rispetto a quelli che facevano continuativamente il trattamento, e ovviamente entrambi questi due gruppi il tasso di riacutizzazione era minore rispetto a chi non faceva terapia. Quindi si conferma che questa strategia, che è più accettata dal paziente, che non si senta schiavizzato dall'uso continuo dei farmaci, possa in realtà avere una buona efficacia. E questo, siccome abbiamo già detto, le reutilizzazioni hanno un ruolo importantissimo nella storia naturale della malattia, riuscire a ottenere un effetto sulle reutilizzazioni con l'uso del farmaci al bisogno in maniera paragonabile a quanto si ottiene con un trattamento continuativo è sicuramente un grosso risultato. Ecco professore, parlavamo all'inizio anche di registro italiano, è un registro che già da qualche anno è attivo, adesso i dati a che punto siamo? Sì, qui parliamo di un registro che è dedicato all'asma grave, cioè a quel gruppo di pazienti in cui invece bisogna applicare strategie di comportamento diverse, cioè trattamento continuativo e molte volte con i dosi alti dei farmaci che abbiamo a disposizione oggi, quelli comuni diciamo così, e in molti casi invece pensando ai nuovi farmaci biologici che abbiamo e che avremo nel prossimo futuro. Il registro sta lavorando, ha raccolto un buon numero di casi, una casistica che supera per il momento i 400 pazienti con asma grave segnalati da un gruppo per ora abbastanza consistente, ma non esclusivo di tutti quelli che potrebbero contribuire. E le prime analisi ci danno lo spaccato di questa tipologia di pazienti. Sono pazienti di mezza età, sono intorno ai 50 anni, quindi gente che è ancora in attività lavorativa e quindi avere conseguenze della loro malattia può avere ripercussioni socio-economiche importanti, pazienti che hanno una qualità della vita estremamente ridotta, molte limitazioni alla vita quotidiana, molte riacutizzazioni e che usano purtroppo frequentemente o addirittura in maniera continuativa i cortisonici per via orale. E questo è un punto su cui l'attenzione del nostro registro, come di altri registri nazionali, si è posta, perché l'uso continuativo degli steroidi orali è responsabile di una serie molto importante di effetti collaterali. Addirittura a livello sia nazionale che internazionale stiamo calcolando qual è il costo di trattare queste malattie conseguenti all'uso regolare degli steroidi, e questo rappresenta un obiettivo che invece dovrebbe essere decisamente ridotto, un problema decisamente riducibile con l'uso di farmaci moderni che dovrebbero ridurre e eliminare in molti casi lo steroide orale. Quindi è un'ottima piattaforma per avere una visione
locale nostra di questo tipo di patologie.